Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora, raga, sono tornata con un video un po' diverso dal solito, o forse anche no, perché vi voglio mostrare i miei acquisti. Ho detto, boh, sono andata da Ikea, ho comprato un bel po' di cose, non solo, sono andata anche da Decathlon. Ho detto, perché non mostrare i miei acquisti a chi mi segue? Boh, può essere una cosa interessante, non lo so, ma a me interessa, perché io sono sempre curiosa di vedere quello che compra la gente. Lo so, è così. Ma prima di iniziare questo video, pollice in su se vi piacciono i video acquisti. Fatemelo sapere giù nei commenti se ne volete altri, magari se vado da qualche altra parte. Iscrivetevi ed attivate la campanella per ricevere poi tutte le notifiche inerenti ai miei video. Mi raccomando, come vi ho fatto vedere qui, oggi acquisti Ikea, ma non è una sola busta, ne ho un'altra lì. Il gioco di oggi, vediamo che ore sono adesso, a che ora state vedendo questo video? Fatemelo sapere giù nei commenti. Io sono una patita di Ikea, ogni volta che vado lì compro un'infinità di cose, e infatti ho speso più di 100 euro. Ho detto, boh, adesso mostro quello che ho comprato, ma in realtà sono tutte cose ovviamente per la casa, perché Ikea vende cose per la casa. Ovviamente io ho quasi 9 anni, li faccio il 22 giugno come lo sapete. Quanti anni ho? Anni. Iniziamo con queste due cose che stanno qua, perché c'è una cosa che occupa tutta la busta in realtà. Allora, siccome sono una ragazza di da 2 anni, ovviamente compro cose per la casa, e siccome ho ristrutturato la mia stanza dove dormo, molto presto arriverà il video e se sentirete sirene, ambulanze, prego, ecco qui casa di Daniele. Cos'è sto coso? È un coso per fare scherma? No, in realtà è un colapasta, che è molto utile, perché praticamente cosa si fa? Si allungano questi, sdang sdang, e si mette appoggiato così tra i bordi del lavandino e si scola la pasta. E io ho detto, ma assolutamente geniale! Ora che lo vede mamma Silvia dice, ma dove la mettiamo tutta questa roba? E tiene pure ragione, ciao mamma Silvia! Questo coso, allora che cos'è questo coso? Ora ve lo faccio vedere. Allora, questo coso è la parte di sotto di un lampadario. Siccome ho fatto la mia stanzetta tutta stile quasi industriale, non ho cambiato solo la parte dove dormo. Questo qua c'entra veramente tantissimo. Infatti ho comprato questo e ho comprato anche la parte sopra dove scende con la fune. Questo qui dentro ci va ovviamente la luce, e mi piace tantissimo perché l'ho visto in un sacco di camere, soprattutto di ragazze americane. E infatti ho detto, boh, io lo voglio, perché cioè è bellissimo. Poi questo color tipo rame, e mi piace tanto, sembra una tipo una gabbietta, però molto bello, cioè a me piace personalmente, mi piace tanto. Ma un sacco di cose le troviamo dentro quest'altra busta, che è pesantissima. E siccome ho 9 anni, ovviamente ho comprato cose per cucinare. Ovvio, per la cucina, ma non solo, anche per la mia stanza, come avete potuto vedere qua. Ma poggio la busta a terra, perché altrimenti non riuscite a vedere cosa. E quindi, siccome sono adulta, ovviamente, mi servono le padelle, perché non so se sapete, ma a me piace tantissimissimo cucinare. Questa padella è un wok, si chiama Tolerant, è un wok che serve a fare i piatti stranieri, ovviamente, piatti giapponesi, indonesiani, cioè un po' piatti stile orientale. A me piace tantissimo, la volevo da tantissimi anni, non l'ho pagata neanche tanto, forse sui 12-13 euro, però è bellissima perché il wok deve essere così, molto molto basso, per cucinare molto bene, cioè cucina, rosola ma non fa bruciare, sembra una televendita di una padella, compra anche tu wok, cucina, rosola ma non fa bruciare. Ragazzi, è mai possibile che io posso desiderare una padella? Cioè non lo so, è tutto normale per voi? No, per me no. Allora, un'altra cosa che mi si era rotto, eh sì ragazzi, questo haul di Ikea è tutta roba di casa. Si lava l'insalata, si mette dentro qui, penso che molti di voi ce l'abbiano, no? Ce l'avete voi questo in casa? Se non ce l'avete, boh, compratelo, perché è di un'utilità pazzesca. Per asciugare l'insalata, allora, cestello trasparente, cestello con le griglie. Si mette l'insalata nel cestello con le griglie, si gira, zzz, veloce veloce,
e si scola tutta l'acqua, e tutta l'acqua a finire qui, così avete l'insalata bella asciutta e non umidiccia, tutta brutta brutta. Quindi utilità, io questo ce l'avevo, solo che mia mamma ha rotto il coperchio bianco di sopra. Come sempre mamma Silvia, solo guai. Quindi vediamo prossima cosa. Siccome io come sempre sono una patita di spezie e cose orientali, ho comprato questi barattolini che sono molto carini, che in realtà un sacco di voi mi ci mettevano gli slime quando ci incontravamo. È vero, un sacco di voi mi hanno messo gli slime dentro questi barattolini. Guardate che carini, sono di vetro, con il cosino di metallo, così. E qua dentro ci posso mettere le spezie, sono fatte apposta. Io ho comprato questo, questi barattolini qua di vetro, perché ho comprato questo che mi serviva, un altro, erano 3 anni che lo cercavo, finalmente l'IKEA l'ha rimesso, questo qui, dove si mettono appunto i barattoli con le spezie all'interno. Lo metto giù in cucina, così ci sistemo tutte le spezie dentro. Mamma mia raga, ma è mai possibile che io posso essere mai felice di aver comprato queste cose? Cioè, come si vede che sono grande, ragazzi. Ah, a proposito, ho comprato anche delle cose da mangiare da IKEA. Non so se voi avete mai provato il cibo di IKEA, però IKEA praticamente ha iniziato a mettere un sacco di cose vegetariane e vegane. Questa cosa mi piace tantissimo, anche perché io sto iniziando a mangiare un pochettino. Non sto iniziando a mangiare, sto mangiando decisamente meglio, anche cose un po' più vegetariane e vegane. E quindi ho comprato prima di tutto questo nel supermercatino di IKEA. Io vado... Dove andiamo noi ad IKEA, Dani? A Casoria. Ho comprato questo impastino per fare il crispy bread con vari semini. Guardate qua. Cioè praticamente si taglia, penso si metta l'acqua all'interno e un po' di olio, si mescola in questo modo e poi si butta nella teglia e si crea questo pane qui. Poi ho comprato delle polpettine vegetali e degli hamburger vegetali. Comunque raga, IKEA ha degli hot dog vegani che sono la fine del mondo. Cioè raga, vi prego, se andate da IKEA provateli perché sono buonissimi. Poi cosa ho comprato? Ho comprato questi che servono più che altro a me quando metto l'addensante dentro, o la colla, che è molto più semplice da spremere. Questi qua che sono dei dispenser, si può ben che dire. Poi, siccome mi sono arrivate altre scrivanie nella mia stanza, ho comprato delle piantine da decorazione. E sono queste piantine qua. Allora, ho comprato anche queste altre due piantine che sono da decorazione. Sulla mia scrivania, quella nuova dove ho messo il PC e tutto, ci sono anche altre piantine. Poi vi farò vedere. Volete il mio room tour aggiornato quando tutto sarà sistemato? Così vi faccio vedere anche la mia collezione di Funko Pop, di tutta la mia collezione di Toy Story. Siete curiosi? Comunque, piantine da decorazione che mi piacciono veramente parecchio. Poi ho comprato le spatole. Queste non devono mancare mai da me, perché ragazzi veramente io di queste ne consumo veramente a infinito. Meno male che non costano niente, perché cioè davvero raga, di queste ne sporco e ne consumo tantissime. Poi ho comprato questo, che ovviamente va insieme al lampadario. Ok, ho cacciato tutto fuori, boom, via. Allora, questo è il mio scontrino. Questo, ho speso più di 100 euro ragazzi, mamma mia, wow, è vero? Questa spatolina per girare hamburger e cose, anche perché io ce l'ho, però ne ho voluta comprare un'altra perché questa è molto più piatta, mi piace di più. Poi sempre nel supermercato di IKEA ho comprato questo, che è un mix di cereali, grain lo chiamano, con porcini, mushroom and spice. Ovviamente lo scrivono in inglese, però c'è anche in italiano. Questo è di 250 grammi e c'è segale, grano, orzo, avena, funghi porcini, cipolla, sale e timo. Cioè raga, praticamente è una zuppa che non vedo l'ora di mangiare. Sembra molto buona. C'era anche un'altra, però c'era il peperoncino dentro, quindi non l'ho presa. Poi ho preso questi barattolini piccolini che li uso per fare gli slime senza colla, oppure altri esperimenti miei, perché sono molto carini, guardate quanto sono piccoli. E ultima cosa, sì, ma non per importanza, questo raga, cioè io non vedevo l'ora di prenderlo, appena ho visto la pubblicità, soprattutto della Lego su Instagram, ho detto no, li voglio, 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 perché fa parte di una collezione praticamente. Ed è la collaborazione appunto della Lego con IKEA. Ed è questo set dove si costruiscono tutte cose della casa, tipo i mobili, i divani, cioè raga, è fighissimo. E quindi siccome è una collezione inedita, l'ho voluta prendere, perché non voglio che poi finisca e non ce l'ho. Allora, queste sono tutte le cose di IKEA.
Ok, adesso vi mostro quelle poche cose che ho comprato comunque da Decathlon. Ho comprato un completo per fare ginnastica, perché ovviamente sono andata da Decathlon apposta. Ho comprato questo, che è un top, e questo pantalone. Pantaloni. Questo qua così rosa, perché ovviamente voi sapete che a me piace il rosa, perché qua dentro si può mettere anche il cellulare. E questo qui, che in realtà non lo uso per allenarmi, ma l'ho comprato perché è molto molto comodo, questa canotta e questo pantaloncino per la casa. Ho comprato questi pesi, per non per Yuki, ma per Teo, che è un altro mio cane. Non so se, cioè, ve l'ho fatto vedere nei video tanto vecchi e precedenti. Ho comprato questo frisbee, niente, lo volevo... Lo volevo perché lo volevo da un sacco di tempo. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Io spero che vi sia piaciuto, intrattenuto, ovviamente strappato un sorriso come sempre. Vi mando un bacione, un abbraccio forte. E noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye.